In una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Cecilia Rodriguez ha detto la sua sull'esperienza di Francesco Monti all'Isola dei Famosi 2018. La modella si è espressa sia sulla relazione tra il suo ex fidanzato e Paola Di Benedetto, sia sul chiacchierato Cana Gate. Francesco Monti e Paola Di Benedetto stanno vivendo la loro conoscenza alla luce del sole. La cosa non sembra disturbare Cecilia Rodriguez che, dal canto suo, ha trovato la felicità tra le braccia di Ignazio Moser. Se lui è felice, lo sono anch'io. Non gli ho mai augurato qualcosa di male, anzi. E spero davvero che possa trovare una persona con la quale star bene e condividere la propria vita. La modella precisa che non c'è alcuna possibilità di un ritorno di fiamma tra lei e l'ex tronista di Uomini e Donne. Se ho fatto una scelta è perché ero molto sicura di quello cui andavo incontro. Altrimenti avrei aspettato, sarei uscita dalla casa del GF VIP e magari avrei gestito le cose in un'altra maniera. Visto che non sono riuscita a organizzare niente in modo diverso, è perché la volontà che avevo maturato è stata più forte della ragione. Quindi è inutile pensare a un ritorno di fiamma. Infine, la showgirl si è espressa sul Cana Gate che ha visto coinvolto suo malgrado Francesco Monte. Ognuno si deve prendere le responsabilità di quello che ha fatto, di quello che, magari, non ha fatto. Quindi lui ora si è trovato in quella situazione e dovrà risolverla al più presto. Quindi ha spiegato cosa gli direbbe se dovesse incontrarlo. Che mi dispiace che non abbia potuto fare un'esperienza del genere perché credo che faccia bene. Ci si ritrova soli e si ha il tempo per pensare. Fuori dal reality, difficilmente è possibile farlo, siamo sempre troppo occupati in tante cose. Poi per il resto sono fatti suoi. Io non voglio entrare nel merito perché davvero non mi interessa. Chi se ne frega.